la prima del 2020, ha tutti gli elementi per essere una partita da vivere fino in fondo. Stadio Bellucci di Agliana, buon pomeriggio e benvenuti ad Aglianese Mastia. Sale sul primo palo Taifur, legge il taglio Felici e poi la risposta di Ubirti proprio sulla conclusione di Taifur. Perché ci poteva essere un'opportunità per Besmirbal, errore importante, e quindi Malotti, c'è Coralli lì accanto, Malotti per Coralli, solo davanti al portiere, palla sul destro, perde il tempo per il gol e per il tiro soprattutto. Sbagliato da parte del Bastia, Malotti ha recuperato palla, ha verticalizzato immediatamente e poi appunto era una situazione di fuorigioco. Adesso attenzione al Bastia. Ci prova con in questo caso Felici, la palla nel mezzo, c'è l'opportunità per la conclusione, alta sopra la traversa, nessun problema per Ubirti. Noi mentre siamo giunti alla mezz'ora di questo primo tempo, sempre 0-0 tra Aglianese e Bastia, una partita che per ora ha dato pochi picchi glicemici, ma nel frattempo ancora gli umbri sulla destra, c'è una chance per Del Sante nel mezzo, per Felici nel mezzo c'è Del Sante, lo scarico, arriva il cross proprio per Del Sante, la girata a rete, Ubirti è sulla traiettoria e blocca, altra chance per l'Aglianese, forse l'ultima del primo tempo, opportunità per Malotti che ha spazio sulla sinistra, aspetta l'arrivo dei compagni, tunnel di Malotti che va fino in fondo, slalomeggia, la palla è per Ballardini, poi balla con il destro in spaccata, ci ha provato, l'azione più nitida del primo tempo, arriva proprio alla fine al tramonto. Guardate dov'è Coralli, rischia di perdere un pallone interessante, poi Felici incrocia, sta esplodendo tutto nei minuti finali questo primo tempo. Pronti per il secondo tempo di Aglianese Bastia, si riparte dalla pari a reti bianche dei primi 45 minuti di questo 2020, un primo tempo in cui abbiamo visto in realtà qualcosa di interessante, soprattutto negli ultimi minuti, prima con l'appoggio di Ballardini. La palla nella zona di Felici, un po' in ritardo, riesce comunque ad arrivare prendendo il tempo a lunghi, e quindi il pallone ancora per Felici, scambia con Del Sante, Felici col sinistro senza problemi, Flavio Birti in questi primi 6 minuti di partita. Giocato anche poi nell'Empoli, riparte, attenzione Coralli, la palla è per Malotti col sinistro, sta affilata, botta secca, sporcata, calcio d'angolo per l'Aglianese. Non è mai semplice fare un gesto tecnico del genere, quindi audace il giocatore. Attenzione, attenzione al trash chance, questa volta per Felici, col sinistro, incrocia nella maniera migliore ed è il gol del vantaggio dopo 9 minuti del secondo tempo. La sblocca il Bastia con il gol, il quinto in campionato per Felici. Per l'Aglianese in questo finale, chiaramente dove i neroverdi devono provare in tutti i modi a pareggiare. Il pallone nel mezzo per Coralli, atterrato, la palla è fuori, dovrebbe essere qua, potrebbe esserci calcio di rigore, vediamo cosa decide l'arbitro. È calcio di rigore, mi sembra di capire, mi sembra abbastanza netto, sono andato, cioè, la palla cartellino giallo per Marconi che era